Buonasera, nel lungomare di Scauri, oggi 25 settembre, giornata stamattina piovosa, oggi invece più coperto ma tranquilla, per poter far esibire i ragazzi che sono venuti da tutte le parti d'Italia in occasione del Radio Tour Festival, seconda edizione, riservata appunto ai giovani e non giovani che presenteranno motivi editi e inediti. Tra i presenti, ecco qui la signorina Adele Della Penna. Ecco, ci descrivi il tuo brano che presenterai? Allora, come brano inedito porto L'uomo che non c'è di Cesare Mucci e Toni Vecchione. Io ne sono l'interprete. È un brano, diciamo, che è stato ispirato ad una storia difficile, una storia tragica, un uomo che perde se stesso e tutto quello che ha a causa del gioco d'azzardo. Come brano inedito invece porto il brano di quella che sicuramente nel panorama della musica italiana rappresenta la mia artista preferita, che è Anna Oxa, e il brano è Quando nasce un amore. È un brano che mi emoziona tantissimo e mi sembra il luogo e la piazza giusta per interpretarla. Visto, hai troccato l'argomento emozione. Hai provato la prima volta che canti, o meglio hai fatto una serie di interpretazioni, no? Questo tour, sì. Quindi sei ormai non vaccinata. Non è la prima volta, siamo già vaccinati, però questa sera è la finale, quindi l'emozione è tanta. È tanta, certo. Sì. Quindi adesso avete fatto varie tappe, sì. Quindi questa è l'ultima, la pensi, questa è la consideri... Una buona tappa, la scelta fatta dal produttore? Il panorama è fantastico, è una piazza veramente importante, ci stanno tantissime persone, quindi spero che stasera veramente apprezzeranno il nostro spettacolo a Scauri di Mintura. Ora passiamo a un giovane proveniente da? Dalla Basilicata, però vivo a Roma e mi chiamo Luigi Barti. Presento come brano inedito Non puoi amarmi così, che è il brano che sta nella compilation, che diciamo è un brano, è uno dei miei primi inediti di quando comunque scrivevo a 18 anni, 19 anni, e poi ho iniziato comunque a capire veramente la musica, quello che poteva darmi. Diciamo che è un'ispirazione, una fonte di ispirazione, ci sta Ligabue, ci sta Cremonini come fonte di ispirazione, quindi anche Oasis, Coldplay, eccetera. A che età hai iniziato a canticchiare? Ho iniziato a 6 anni, 7 anni, poi suono il pianoforte, la chitarra, e quindi diciamo ho avuto anche buoni riscontri oltre questo festival. E inoltre come brano edito presento Quando canterai la tua canzone di Ligabue, che è un brano che voglio dedicare a tutti noi cantautori, a tutti noi che siamo qui presenti stasera. È proprio una dedica, perché nella canzone ci si sofferma appunto nella gioia e nell'emozione che un cantautore esprime e ha dentro di sé quando si presenta sul palco e che nessuno può capire. Chi si sente più emozionato? Te o la signorina? Ma io penso tutti sì, quanti. Sì, sì. Poi abbiamo iniziato questa avventura tutti insieme, abbiamo formato un gruppo e non è più una gara, non è una competizione, ma è uno stare insieme. È nata un'amicizia vera. È nata un'amicizia tra tutti quanti. Siete quindi sicuramente siamo qua. Da più località. Lui Basilicata? Io Roma, vengo Romana. Proprio da Roma. Il nome? Viviana Vainiglia, e come brano edito porto una rivisitazione di Che sarà dei ricchi e poveri, completamente riarrangiato e reinterpretato in una maniera molto più moderna ovviamente rispetto a quella che erano gli anni per cui è stata proposta la canzone. Mentre per quanto l'inedito. Riguarda l'inedito, è un brano scritto da me, che parla praticamente di, si chiama Goccia Rapida, e parla di una persona che non c'è più e che sicuramente sta tra noi ad ascoltare il brano. Bene, brava. E quindi avete, i vostri brani sono nella compilation, il CD? Sono nella compilation, pubblicato. Sì. Etichetta SIAE, e la sarà devoluto, mi pare. Sì, 4 euro all'Amre. Saranno sì, devolute all'Amre. Sì. Quindi ecco, fate anche oltre, no, fate opera interpretare di beneficenza, anche che opera è una cosa, diciamo che è una importante. Cosa molto importante, sì. E la prima edizione non avete partecipato? No. Questa è la nostra prima esperienza con il Radio Tour Festival, con varie tappe, la più bella, quella che di Ischia sicuramente, ma per l'ambiente o per la location era spettacolare, sì. C'era sì, quella sì. Chiesa magnifica, sì. Con il mare sotto, è stata una veduta bellissima, beh, ha partecipato anche l'amministrazione, vero? Sì, c'era il vice sindaco, insomma c'erano delle autorità importanti anche ad ascoltarci, per cui
No, è stato tutto molto bello fino ad arrivare oggi alla tappa finale. E vediamo quello che succede tra oggi e domani. Beh, non potete dire nulla di negativo del nostro lungomare, perché veramente circa 6 chilometri, e ecco, fanno serve, non lo pronuncio bene, però comunque vengono dalla Campania per questa disciplina. Abbiamo visto che si presta molto molto. Sì, abbiamo visto, prima ce ne saranno stati una cinquantina proprio, tutti quel kitesurf là. Ebbene, auguri per voi. Grazie. Che continui questa vostra amicizia, questo legame, oltre e soprattutto la passione. Che comunque la musica è riuscita ad unirci, certo. Ma la musica è la cosa che unisce in assoluto, è indissolubile. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao.